le banche, se hanno dei problemi, sicuramente poi ci sono problemi per avere i mutui, questo è certo, ma in primo luogo potrebbero essere richiesti i soldi degli italiani per salvarle. Rosario, parto da te perché, cioè, purtroppo la sensazione che ho io, poi magari non è la vostra, è che di nuovo siamo qui e di nuovo dobbiamo parlare di banche da salvare. Beh, non è una sensazione, è una certezza, ed è una certezza rispetto a proprio al servizio splendido che avete fatto. Simone Savoia. Molto comprensibile, insomma. Allora, i problemi sono fondamentalmente due. La prima, e avete giustamente detto, le banche hanno in pancia miliardi e miliardi di BTP, di buoni del tesoro, ed è chiaro ed evidente che siccome lo spread, diciamola tutta, non è un aperitivo, non è lo spritz, lo spread, avete detto molto bene voi, è l'affidabilità del paese. Se sale, guardate che automaticamente scende il valore dei buoni del tesoro che sono emessi dal nostro paese. E allora che succede? Siccome bisogna pagare di più e siccome i buoni del tesoro attualmente in pancia alle banche si svalutano, e allora succede quello che succede. Adesso come adesso le banche dovrebbero ricapitalizzare oltre 40 miliardi di euro. Guardate che le banche, e parlate con uno che non è mai stato tenero con le banche, anzi, ma insomma le banche sono però una struttura importante per lo sviluppo del nostro paese. Se tu metti in crisi le banche, non ci sono capitali per investire e via dicendo. Aumentano anche qui le bugie che si dicono. È vero che non aumentano i mutui già fissati, ma aumenteranno inevitabilmente i mutui a venire per chi deve comprare una casa, fare un investimento, eccetera. Sono saliti un pochino già i tassi dei mutui. Chiudi. Esattamente, no, ma chiudo su un aspetto che non si dice mai o che altro. Guardate che gli italiani, il paese, comunque, anche se andrà male, io mi auguro di no ovviamente, beh, insomma, ci saranno sempre le compravendite degli appartamenti, qualcuno comprerà una macchina, cioè le grandi spese sul mercato. Ma voi pensate che gli italiani quando comprano queste cose le comprano con i soldi che hanno sotto il materasso? No! Faranno o debiti e pagheranno di più questi debiti, ma se venderanno i loro buoni del tesoro per cominciare a dare un acconto alla casa che acquisteranno per i figli, i nipoti o per loro. Tu dici, in questo momento si trovano meno soldi. Hanno già perso dei soldi. Fior di quattrini. Queste sono le verità, basta dire bugie. Donato, al paese. La preoccupazione, sono spaventati dai nostri servizi. Allora, guardi, in realtà io penso che tra i nostri ascoltatori, di gente che super ricca porta i soldi all'estero, purtroppo non ce n'è tanto. La domanda che mi faccio io, e la faccio anche a Trefiletti, è se i nostri ascoltatori, vedendo che i super ricchi portano i soldi all'estero, devono o non devono preoccuparsi. Io cerco di lavorare per i nostri ascoltatori. Ma certamente Trefiletti, che bisogna preoccuparsi! Perché, come diceva la Ronzulli, se uno porta i soldi fuori è perché è terrorizzato, è spaventato. Ma questo è evidente, è nella natura delle cose, sbagliato ovviamente. Passiamo, Rosario Trefiletti. Allora, il problema è, io non voglio neanche entrare nel dibattito politico, eccetera, eccetera. Io dico solo questo, i cittadini italiani, se aumenta non lo spritz, ma lo spread, perdono soldi. È chiaro questo? Perdono soldi, è una durissima realtà. E allora bisogna fare manovre che permettano lo sviluppo attraverso gli investimenti. Si faccia una vera politica keynesiana. Quando sento parlare di politiche espansive, questi non hanno letto Keynes neanche nella prefazione delle politiche espansive.